La visita del Papa, che cosa significa per lei e per Pietrelcina dopo aver visto 2 anni fa la salma di Padre Pio qui? Penso che è una cosa bellissima, viene dal cuore, aspettiamo tutti con grande entusiasmo. Le piace questo Papa? Sì, è bravissimo. Lei ci sarà a Piano Romana? Penso di sì, speriamo di sì. Incontriamo il collega del mattino al quale chiediamo la sua impressione sulla visita del Papa, quali sono gli eventi collaterali e come hai sentito il clima qui a Pietrelcina. Innanzitutto è un momento storico e segna il riconoscimento definitivo di Pietrelcina quale luogo insostituibile per il Mezzogiorno. È effettivamente una nuova terra di pace e di riconciliazione. La visita del Papa sancisce tutto ciò. Per quanto riguarda il clima, Pietrelcina lo vive con un profondo senso di spiritualità e di partecipazione emotiva. Non ci sono ancora molti pellegrini, questo però accresce il senso di partecipazione dei fedeli che sono qui. E bisogna ribadire che, in effetti, Padre Pio è stato a Pietrelcina fino a 30 anni. Si avverte, e i pietrelcinesi ricordano, anche se inconsciamente, il suo messaggio, che è un messaggio di fede e di speranza, ma soprattutto di riconciliazione con il prossimo. A te possiamo chiedere quelle che sono alcune voci che abbiamo intercettato in questi giorni. La sosta troppo breve del Papa, che non gira per le stradine, soprattutto presso l'abitazione di Padre Pio, per poi invece volare verso San Giovanni Rotondo. Che ne pensi? Io ritengo che sia la qualità, non la quantità del tempo. Noi siamo soliti misurare il tempo istituzionale e quantitativo che ci è dettato da un altro mezzo, che è il tempo cronologico. Ciò che conta è il tempo dello spirito, il tempo dell'anima, o laicamente dell'animo. E quindi che sia un'ora o 3 ore, a San Giovanni poi nel complesso si fermerà circa 3 ore. È vero che celebrerà una santa messa, ma ribadisco, ciò che è importante è il tempo che trascorrerà in profonda preghiera innanzi all'olmo delle stimmate. Siete qui per la visita del Papa? Sì, siamo venuti per la visita del Papa. Da dove venite? Da Zurigo. Lei è di Zurigo? Sì. Lei? Sono di Pietrelcina. Quindi lei è originario della zona? Sì, sì. Da quanto tempo manca da Pietrelcina? Veramente dal paese mio nativo manco da 57 anni, però ogni anno vengo 2, 3, 4 volte. Questa visita del Papa, secondo lei che significato ha? Che cosa rappresenta? È importante per il paese. Per me, dà una certa importanza al paese. E sono orgoglioso che il Papa viene a Pietrelcina. A Zurigo, signora, nella sua zona, nella Svizzera, che cosa ne pensano di Papa Francesco? Qual è il pensiero del Papa, di questo Papa? Io penso è un Papa ben veluto anche da noi in Svizzera. È un Papa che anche i giovani sono molto contenti, che sarà un Papa che cerca magari di cambiare un pochettino quelle cose della chiesa un po' chiuse, sì. Lei che cosa, se avesse la possibilità, chiederebbe al Papa, potendoci magari interloquire? Non lo so. Per me già è un grandissimo onore che viene qua, per me. È già tanto, tantissimo. E che non c'entra con il Papa, si sta meglio a Zurigo o a Pietrelcina? Beh, questo è un altro discorso. Sono 57 anni che sto là, la moglie è svizzera, quindi... Non può rispondere che è svizzera? No, non è questo. Mi piace il mio paese, però preferisco più Zurigo. Stare a Zurigo. Sì. Siete qui per la visita del Papa? Sì. Da dove venite? No, io sono di Benevento. Ci sono i miei amici, mia sorella che viene dalla Toscana. Lei viene dalla Toscana? Quale zona della Toscana? Massa Carrara. È la prima volta che viene qui? No, io ci sono nata qua, per cui... Senta, come avverte la visita del Papa qui a Pietrelcina? Beh, è una bella sensazione, però io purtroppo non ci sarò, perché vado via domani, per cui... Però è una bella cosa, sì. Qual è la sua opinione sul Papa, su questo Papa? Mi piace tantissimo, sì, mi piace tanto.
Ci troviamo giù al comune di Pietrelcina. In questi momenti si sta tenendo una riunione di un comitato di sicurezza tra le istituzioni locali, la questura, polizia e carabinieri, le forze dell'ordine. Ricordiamo che qui sabato saranno presenti circa 350 tra rappresentanti appunto della sicurezza, oltre 450 persone assistenti della protezione civile. L'afflusso e il piano traffico è abbastanza discusso. Uno degli argomenti appunto che in queste ore sono di forte interesse per le istituzioni è proprio stabilire quale possa essere il migliore transito per le migliaia di pellegrini che si immagina possano arrivare qui sabato mattina. Sindaco, qualche brevissima informazione per i fedeli che vogliono raggiungere sabato Piana Romana, qualche indicazione soprattutto alla luce poi di quelle che sono state le risultanze degli incontri e del Comitato di Sicurezza? Sì. Noi faremo in modo, come si è vinto anche dall'ultima riunione, che in sicurezza sia ovviamente discreta per i fedeli, per il Papa. Assicureremo una giornata di giubilo, di gioia e epocale, storica, come vedete, di un primo Papa a Pietrelcina, nella terra di Padre Pio, per tutti i fedeli. Quindi loro potranno raggiungere Pietrelcina fino a Piana Romana con i pullman, scendere. Il pullman vuoto va nei posti assicurati dall'organizzazione. Le auto verranno nel nostro paese e nei parcheggi limitrofi saranno serviti senza soluzione di continuità già dal giorno prima da navette che porteranno sui luoghi. Non ci sono prenotazioni, non ci sono biglietti, naturalmente tutto gratuito. Chi arriva primo potrà avere la facoltà, la gioia di poter stare più o meno vicino, ma assicuriamo a tutti che chiunque viene in comune un po' presto, ma d'altro canto quando si va a Roma e si va a Piazza San Pietro si prepara il pullman prima, si ferma semmai nelle periferie di Roma, si prende la metropolitana, semmai piove e c'è l'ombrello e il Papa esce dalla finestra 5 minuti, qui tutto il nostro popolo in senso allargato lo avrà per un'ora. Credo che sia bello venire e poi ci hanno detto dalla Santa Sede che il Santo Padre viene anche se piove. Dopo una emozione 2 anni fa grandissima del rientro dei resti di Padre Pio, a distanza di 2 anni la visita del Papa. Noi di Media TV lo avevamo anticipato, sì, qualche anno fa. È un desiderio personale, naturalmente tutta la comunità eccetera. Lei sa che sono in amministrazione col sindaco da una ventina d'anni e uno dei primi pensieri era legittimare questo paese e questa località e il nostro Sannio. Oggettivamente oggi viene il Papa a consacrare sostanzialmente e a legittimare qualsiasi pellegrino, non avrà diminuzio mai nessuno nel venire a Pietrelcina perché c'è stata sua santità, perché ha riconosciuto la genesi del percorso spirituale di Padre Pio, ha riconosciuto la sua qui si è fatto qui, tutto è avvenuto lì c'è stato Gesù, diceva Padre Pio. Il Papa l'ha percepito, viene prima qua e poi a San Giovanni, non dopo la festa di San Giovanni, poi va da altri. Noi vi accoglieremo con un bellissimo benvenuto in nome di Padre Pio e che portiate speranze e andate via con certezze. Siamo nel piazzale dell'aula liturgica dove sabato alle 8 atterrerà l'elicottero con a bordo Papa Francesco. Il Papa sarà accolto da Monsignor Felice Accrocca, l'Arcivescovo di Benevento, e dal Sindaco Domenico Masone. Una breve sosta di preghiera nella Cappella di San Francesco davanti all'Olmo delle Stimmate alle nostre spalle. Alle 8:15 in questo stesso piazzale, davanti ai fedeli, il Papa terrà un breve discorso, al termine saluterà la comunità dei Cappuccini e una rappresentanza di fedeli. Alle 9 è previsto il decollo del Papa che si dirigerà a San Giovanni Rotondo dove rimarrà per circa 3 ore e mezzo per poi fare ritorno alle 14 in Vaticano. Lei ha no, ma che mi parla? 98 anni! Lei ha conosciuto Padre Pio? Una vita, l'ho conosciuto, sempre così, sempre. E com'era Padre Pio? Tanto. Quando un uomo ti dice, allora,
aiuto vicino un cangello, a dopo mamma riuscì perché la pigliola, a tanto quando sapeva, gli tremava. Che cosa prova adesso con la visita del Papa? Non ne parliamo perché la mia vita vicino a Padre Pio, dovete capire una cosa, che quando Padre Pio doveva venire qui, tutto fatto perché facemmo la cappella. La cappella fu iniziata il 4 agosto 54. A 56 chiusero Padre Pio. Io tutti i sabbi stavo là e parlavamo in due buco. Perché non ci facevano parlare. Paglio, non ne avevo paura, che tu parla sempre in dialetto. Tu sai che lì chi mi fa. Ma se potesse parlare con il Papa, che cosa gli direbbe? Se riuscirà a parlargli? Quello che vuole, perché sono l'unica persona a 80 anni, che sono stato vicino a Padre Pio. Ricordi queste parole, attento. Quando il serpente alza la testa, cioè spiega la gioventù, ci vuole l'attenzione. Se non sei attivo, il serpente passa al ginocchio, sia all'uomo che alla donna. Voglio a due! All'onore, così mi dane voi, a trinto. Quell'onore una volta perduto, ce l'hai spiegato, non si acquisterà mai più. Tu, Belluccio mio, un giorno, sai dove troverai l'onore della gioventù? Nell'immondizia. Ci siamo arrivati.